La nostra proposta è corretta nel senso è definita, è completa ed è, per sintetizzare, una legge possibile per il nostro Paese e che soprattutto dà due garanzie fondamentali, governabilità e rapporto diretto di fiducia e di rappresentanza tra elettori ed eletti. È un Mattarellum corretto e su quello si può cominciare con una base di lavoro comune. Un comunicato stampa di pochi minuti fa ha annunciato, sono molto lieta, che i nostri gruppi parlamentari, io già avevo avuto un contatto con Angelino Alfano in tal senso, chiedono urgentemente, vuol dire lunedì mattina, in sostanza un tavolo di confronto su questo punto, facendosi portatori di questa proposta, perché io credo, l'ho detto già in altre occasioni, che le riforme elettorali come le riforme istituzionali per forza e per dovere devono coinvolgere tutte le forze parlamentari, però scusate, anche qui c'è un metodo che si deve rispettare. Prima si parte dal confronto con le forze che hanno la stessa responsabilità di fronte al Paese e poi si estende il confronto a quelle che sono in una posizione politica diversa. Quindi ho detto simpaticamente a Matteo Renzi, che mi ha chiamato un'ora e mezzo fa, ci vediamo domani mattina a Firenze per cominciare una riflessione a tutto campo, e ho detto ti prego, tieni conto che prima di chiudere con Berlusconi forse è meglio che tu apra con le altre forze politiche che sono coinvolte nella stessa partita.